Bentornati su Teleambiente. Oggi come nostra ospite abbiamo Lisa Tibaldi Grassi, una stilista e designer romana, promotrice anche di una bellissima iniziativa che si chiama Amo la mia terra. Benvenuta, Lisa. Grazie a tutti, buongiorno e grazie per l'invito e un saluto a tutti gli amici di Teleambiente. Allora Lisa, intanto volevo iniziare a parlare con te proprio appunto di questa campagna Crowdfunding Reward in collaborazione con il WWF Litorale Laziale. Tu sei anche fondatrice dell'azienda Lisa Tibaldi Terramia, che è nata nel 2018 per creare poi appunto delle collezioni di accessori moda donna eco, sostenibili e di alto artigianato. Intanto cerchiamo di capire, spiegaci in che modo nasce questa sinergia con il WWF Litorale Laziale e in cosa consiste questa campagna che avete lanciato. Allora, noi abbiamo iniziato appunto, come hai detto, nel 2018 come azienda di artigianato ecosostenibile e chiaramente l'idea di questa ecosostenibilità è un'idea per noi importante e hashtag Amo la mia terra è in questo momento il titolo della campagna crowdfunding, ma è fondamentalmente il nostro slogan, la nostra filosofia e in questa filosofia volevamo fare qualcosa di concreto per il territorio. Chiaramente noi lavorando con la stramma, che è il termine dialettale di un'erba locale anticamente usata per cesterie e che noi abbiamo rivisitato in chiave fashion, il nostro impulso è stato quello di iniziare facendo delle azioni che potessero essere utili alla tutela del patrimonio boschivo e dei nostri monti, che noi siamo, ricordo, nel Basso Lazio, nell'antica terra Aurunca, tra Roma e Napoli, per intenderci, al confine tra Lazio e Campania. E quindi dicevo, in quest'ottica volevamo fare qualcosa di concreto, dare il nostro contributo e fare in modo che come devo dire, fosse evidente l'interesse che noi abbiamo nei confronti del territorio. In questo senso abbiamo avuto il piacevole incontro con il WWF Litorale Laziale, che è chiaramente, cioè, WWF si conosce in senso nazionale e generale, il Litorale Laziale in particolare si occupa di tutta la zona costiera del Lazio, dal confine con la Toscana fino appunto all'ultimo paese che è Minturno. Per quanto riguarda l'aspetto costiero, al confine con la Campania. Con loro ci siamo incontrati e ci siamo subito trovati una sintonia, perché poi il problema degli incendi è un problema, di fatto è un problema di tutta Italia, ma dei nostri monti che sono comunque a ridosso del mare, è un problema estremamente forte. L'anno scorso in Italia gli incendi sono stati il triplo, sappiamo anche in altre parti del mondo, insomma c'è stata la California, l'Australia, insomma è un problema che comunque è presente un po' in molte parti del mondo e soprattutto da noi in Italia e da noi nella nostra area. Quindi volendo fare qualcosa abbiamo deciso di fare questa campagna Crowdfunding Reward, che altro non è che una raccolta fondi con ricompense, per cui attraverso una donazione che può essere libera o appunto con delle ricompense, ognuno può dare il suo contributo per questi progetti che realizziamo insieme al WWF, anzi che realizzeranno, in realtà realizzerà il WWF. Noi diciamo ci facciamo carico e portavoce di raccogliere questi fondi, dare eventualmente questi, si vengono chiamati gadget, ma in realtà sono appunto una serie di ricompense e di utilizzando appunto la nostra piattaforma che mi permetto di dire è amolamiaterra.lisatibalditerramia.com, dove comunque è spiegato tutto il progetto, tutto gli obiettivi che vogliamo raggiungere, i tipi di donazione e tutto quanto. Tra l'altro, mi dicevi, appunto, tra gli accessori che vengono dati a chi appunto farà delle donazioni, sono appunto i prodotti realizzati dal tuo brand, totalmente ecosostenibile. Hai qualcosa da farmi vedere, diciamo, per anticipare? Poi ne parliamo più nello specifico di come nascono, perché poi c'è dietro tutta una lavorazione artigianale e si fa riferimento poi a una particolare erba di cui parleremo anche meglio dopo. Però se hai qualcosa da mostrarci per far vedere appunto di che cosa si tratta.
Sì, diciamo, noi abbiamo immaginato diverse ricompense rispetto al tipo di donazione che magari ognuno vuole, vuole fare. Le ricompense in particolare sono tutte esclusive, quindi sono oggetti che noi abbiamo realizzato esclusivamente in edizione limitata per questa campagna e ci sono appunto di varie fasce, partendo dalla cosa più semplice ma anche quella più utile, se vogliamo, in questo periodo, cioè la mascherina. Allora, questo è il packaging della mascherina, che è un packaging in carta riciclata. Dietro al packaging c'è tutte le indicazioni sia della composizione, di come è fatto, di come si deve riutilizzare la mascherina, lavare, eccetera, eccetera, e come eventualmente si deve smaltire successivamente. Io lo apro così faccio vedere. All'interno c'è la mascherina, che riuscirò ad aprire. Sì, ecco, ce l'ho fatta. Ecco, la mascherina che noi abbiamo realizzato è per questa occasione, per questo discorso della raccolta fondi, è una mascherina in tessuto in cotone 100% organico certificato, ha questo, scusate, questo ricamo qui di hashtag amo la mia terra, che è appunto il claim della campagna, ha il nasello per lo stringinaso, per intenderci, che è biodegradabile, e gli elastici che sono di tipo biomedicale, quindi la mascherina è riutilizzabile 20 più volte, è lavabile tranquillamente, possibilmente a mano. Insomma, è un oggetto che purtroppo oggi è uno strumento fondamentale e necessario per la tutela nostra, come devo dire, e dei nostri cari o comunque delle persone che incontriamo quotidianamente, ma in questo caso diventa una doppia tutela anche dell'ambiente, perché appunto con, diciamo, dire l'acquisto è improprio, comunque con la donazione per chi volesse questa mascherina chiaramente non solo ha la protezione per sé, ma contribuisce a proteggere l'ambiente con il WWF. Questo per esempio è il reward, diciamo, più basic. Ovviamente per chi vuole fare solo la donazione, noi mandiamo poi via mail un attestato di gratitudine, diciamo così, e anche di supporter della campagna stessa. Poi come altri gadget abbiamo per esempio questa collanina, così come ce l'ho io, che non so se si vede, è argento, con scritto hashtag amo la mia terra, giusto appunto, e questa nickel free, ed è possibile averla poi nella colorazione sia color argento, color oro e color oro rosa. E poi abbiamo per esempio, noi facciamo come accessori l'alta bigiotteria, appunto con la stramma di cui parleremo meglio dopo, e che è appunto questa erba, per cui c'è questo tipo, questo anello qui, che anche è particolare perché è un anello, dentro è realizzato in stramma, io lo tolgo, scusate, è adjustable, quindi si può adattare a qualunque tipo di misura di dito, per intenderci, ed è molto particolare. Tutti questi oggetti sono fatti a mano, nickel free, fatti chiaramente in Italia, inutile a dirlo, e fatti con la stramma. E poi abbiamo, ecco, questi orecchini. Io appunto mi sono messa praticamente un campionario addosso, se posso dire, questi orecchini che volendo possono essere anche coordinati, e sono sempre di metallo nickel free dorato, e hanno poi la stramma lavorata in questo modo, double fast, per cui sia davanti che dietro rimangono come devo dire, con la stramma a vista, insomma con la lavorazione a vista, e sono degli oggetti che possono essere portati in maniera più elegante o più sportiva, insomma hanno comunque una discreta versatilità. Per concludere, diciamo, cioè, abbiamo anche due stampe di foulard in seta, perché noi facciamo come collezioni sia gli accessori, quindi l'alta bigiotteria, sia i foulard di seta, che prendono ispirazione dal nostro territorio. Quindi l'ispirazione di questa collezione, la prima collezione di foulard che abbiamo fatto, sono le farfalle della nostra terra, della terra Urunca, perché in quest'area ci sono oltre 101 specie di farfalle, che devo dire la verità, io non ho ancora visto tutte, cioè non ho ancora studiato proprio tutte, ma ne ho viste molte e sono bellissime, devo dire delle texture bellissime. Adesso vi faccio vedere velocemente anche questo, che è un foulard, il foulard di seta pura, ed è realizzato, disegnato ovviamente, ma questa farfalla che voi vedete qui, che è
diciamo celeste con delle le sfumature di rosa quasi glicine come colore. È una farfalla che esiste veramente in natura e che ha proprio questi colori. Noi nelle nostre farfalle cerchiamo di mantenere e ripristinare sempre la forma e la natura originale, e in quella che è poi la scheda prodotto c'è inserito anche il nome della specie della farfalla che abbiamo inserito, perché se poi qualcuno avesse la curiosità di andarsi a vedere la specie oppure di venire nel nostro territorio per vedere poi i percorsi che ci sono nei parchi regionali qui nella zona relativamente alle farfalle, quindi c'è un sentiero delle farfalle nel parco naturale dei Monti Orunci e un giardino delle farfalle work in progress che si stanno attrezzando nel parco Riviera d'Ulisse, è comunque una bella cosa. Quindi vuole essere sempre anche uno stimolo per dire: noi curiamo il territorio, ma in qualche modo lo vogliamo anche promuovere e curare. Esatto, infatti l'importanza anche di questa iniziativa è proprio questa, ed ha questo duplice obiettivo, quello appunto di riqualificare, rilanciare il territorio, prevenire gli incendi boschivi, specialmente nella stagione calda, che sono molto più frequenti, anche far conoscere dei prodotti appunto lavorati in maniera artigianale, 100% green, quindi diciamo che queste cose insieme sono un ottimo quadro che si prospetta anche per fare un'azione anche nel nostro piccolo, anche nell'acquisto stesso di questi tipi di materiali differenti da quelli magari che si possono trovare in commercio, che hanno un tipo di produzione diversa, però con un fine ultimo che è appunto quello di difendere e sostenere il nostro territorio. E abbiamo parlato proprio di anche e soprattutto dei parchi laziali, sono quelli coinvolti all'interno di questa campagna. Ora ne vedremo un po' insieme, in particolar modo il Parco Naturale dei Monti Aurunci e il Parco Riviera di Ulisse. Sono due parchi che hanno una forte sensibilità verso quelli che sono gli incendi. Soltanto nel 2019, come già avevi ricordato tu, hanno subito un massiccio incremento sia per il numero di quelli che sono i focolai, sia anche per l'entità dei territori interessati. Ecco, oltre al contributo della campagna, secondo te quali azioni, questo per farci insomma due chiacchiere anche noi e per capire cosa si potrebbe fare in più da parte della regione o comunque anche noi come cittadini, proprio per limitare, ridurre e controllare un fenomeno come quello degli incendi, specie come abbiamo detto nelle stagioni più calde? Allora, chiaramente premetto che non sono una competente in materia, ovviamente, però un po' per i discorsi che abbiamo fatto con i parchi stessi, col WWF, eccetera, sicuramente noi il contributo lo stiamo, stiamo cercando di raccoglierlo, non per prendere dei soldi e darli così. In realtà anche il WWF stesso, sentendo in accordo un po' con le istituzioni, ha l'idea di realizzare appunto dei progetti di prevenzione. Dei progetti di prevenzione sono, oltre a magari poter dotare dalla protezione civile ai vigili del fuoco eccetera di alcuni elementi che possono essere utili al momento dell'incendio, ma c'è anche quella che può essere una prevenzione con una preparazione anche di persone, non necessariamente dei volontari, non necessariamente vigili del fuoco eccetera, che comunque possono tra virgolette monitorare. È abbastanza importante anche che ognuno di noi abbia la sensibilità e quindi vengano educate anche le nuove generazioni ad una sensibilità a questo tipo di discorso e soprattutto anche a una piccola preparazione in quello che può essere cosa fare nel momento in cui magari si avvista un incendio. Per dire, io sto magari in macchina, in bicicletta o da qualche parte, vedo un focolaio, magari devo chiamare, chi devo chiamare, cosa devo dire, come posso far capire in che zona è, anche se non sono del posto, quindi magari imparando ad apprendere dei punti di riferimento, avere delle cose, insomma, sono tutte azioni che tutto sommato non sono particolarmente onerose, però potrebbero far parte di quella che è l'educazione di ognuno di noi, come è appunto l'educazione ambientale, eccetera, perché ognuno di noi possa fare nel suo piccolo qualcosa, fermo restando che poi la maggior parte degli incendi purtroppo sappiamo tutti che non sono di origine naturale e quindi poi a monte quello che sono i discorsi istituzionale è sicuramente un discorso che viene seguito
in maniera importante anche sia dalla regione ma sia anche dai comuni stessi. Non a caso, per esempio, Formia, che è il comune che ci ha ospitato e che fa parte, diciamo, ha patrocinato anche lui la nostra campagna, che ha ospitato per la presentazione e il lancio della campagna, il sindaco diceva che loro hanno istituito dei tavoli proprio parlando con un po' tutti quelli che sono i referenti del territorio, soprattutto questo montano, proprio perché ci sono vari elementi e varie persone che devono comunque in qualche modo insieme fare sistema. Noi nel nostro piccolo, come tra virgolette imprenditrice, come imprenditoria, insieme alle istituzioni territoriali e insieme al volontariato del WWF, stiamo cercando di fare comunque qualcosa. Adesso poi l'entità di questo qualcosa è tutto nel buon esito e nell'accoglimento da parte della popolazione di questo tipo di progetto. Però l'importante è che si sia cominciato a fare, che si sia cominciato a dare uno stimolo in più, e anche grazie a trasmissioni come la vostra è comunque un modo per sensibilizzare, prescindendo, noi ci auguriamo che poi magari qualcuno avrà curiosità e piacere anche di vedere meglio il sito e fare qualche donazione, però già che si ha una sensibilità o si apre uno stimolo alla sensibilità, già un grande risultato. Infatti la sensibilizzazione del pubblico è uno degli aspetti principali, oltre all'informazione, spiegare cosa succede, in che modo le nostre azioni hanno un impatto sull'ambiente, come possiamo fare nel nostro piccolo. Quindi sono tutti piccoli elementi che ovviamente messi insieme possono dare un grande aiuto. Quindi ci fa piacere raccontare intanto appunto di questa iniziativa e di questa campagna proprio in difesa, ricordiamo, appunto del patrimonio boschivo del territorio laziale. Ovviamente tutto nasce dal tuo fashion brand, Lisa Tibaldi Teramia, che si fonda proprio sull'antica tradizione, prima l'abbiamo anticipato, della lavorazione della stramma. La stramma è questa erba tipica del territorio Aurunco, nel Basso Lazio, tra le province di Frosinone e Latina. Raccontaci intanto cosa si può creare con questa erba spontanea, qualche cosa ce l'hai già fatta vedere, e poi anche un po' questo amo la mia terra rispecchia un po', appunto, come anche abbiamo già un po' raccontato, la vision scelta proprio dalla tua azienda. Sì, dunque, la stramma, intanto ripeto, stramma è il termine dialettale che a me piace molto usarlo, prima di tutto perché in dialetto la stramma è femminile. Adesso non è che, per carità, non faccio, come devo dire, differenze di genere in generale, però ed è anticamente la stramma veniva lavorata molto dalle donne, quindi è comunque un'erba che appartiene a un mondo femminile maggiormente. La stramma, che in italiano si chiama lo strame, che comunque indica più erba, in realtà sarebbe l'Ampelodesmus mauritanicus come nome scientifico, ma quindi io penso che stramma va benissimo. E dicevo, con quest'erba che si trova un po' in tutto il Mediterraneo, però nella nostra zona ha una storia di lavorazione artigianale che si perde nei tempi, nel senso che è stata comunque un'erba che ha dato tanto lavoro e tanto benessere in tempi chiaramente passati a questa zona, perché comunque qua si facevano cesti, scope, eccetera. Io facendo un'operazione di questo tipo magari mi lavo le rotelle, faccio così, mi allontano e mi riavvicino, non so se è molto fashion questa cosa, però per farvi capire, queste sono delle scoperte, diciamo l'artigianato classico, quello che viene realizzato normalmente con questo tipo di materiale, di quest'erba, perché quest'erba è un'erba molto resistente, addirittura viene chiamata tagliamani, perché quando tu la vai a strappare, se non sai bene come maneggiarla, ti taglia tutte le ti sfilaccia chiaramente la pelle delle dita. E poi viene lavorata in senso tradizionale, viene intrecciata di solito, in trecce da 3, 5, 7, 9 fili, e queste trecce, questi chilometri di trecce, poi si cuciono e si danno le forme che più si vogliono. Questo per esempio è un cestino di quelli della qui. Ve lo vorrei offrire un cioccolatino o qualcosa, ma immagino, finalmente ve l'ho offerto. E è un cestino, per dire, della tradizione, diciamo, tradizioni sono cesti, si facevano le sporte per gli asini, quelle appunto quelle sacche che si mettevano sopra gli asini, eccetera, si facevano le cime delle navi, noi qui siamo anche vicino a Gaeta, e quindi queste foglie venivano arrotolate fra di loro facendo tipo un filo, una cima, e con questa cima venivano sia legati i filari
dell'uva e sia si facevano poi le cime delle barche, perché si mettevano insieme più di queste cime, veniva addirittura proprio la cima quella grande delle navi, per intenderci. Quindi c'è questa doppia funzione di economia, sia montana se, o agricola, e sia marittima. Per cui questo è quello che era la tradizione. Noi abbiamo rivisitato, perché noi, io sono qui a Santi Cosme e Damiano, che è appunto un paese dove nella frazione di Ventosa c'è stata appunto questa grande lavorazione, perché quando ero ragazzina, che io sono appunto cresciuta a Roma, però la mia famiglia d'origine è di qui, quindi venivo d'estate e c'erano questi vicoli con queste donne fuori che intrecciavano, che parlavano, insomma era un momento molto molto bello, molto particolare, e quindi ho questi ricordi di infanzia e di gioventù che poi mi sono portata nel cuore, per cui per una serie di circostanze ho voluto creare questa attività, e quindi stiamo cercando di realizzare questo sogno, diciamo così. E la lavorazione che facciamo noi è parte dalla tradizione, cioè parte dalla materia, però nella maggior parte dei casi noi abbiamo trovato soluzioni diverse di lavorazione, per cui per esempio questa che noi abbiamo accannucciato non è una lavorazione tipica, la lavorazione tipica è solo o a corda o a treccia, per capirci. Tutte le altre lavorazioni che noi stiamo facendo sono lavorazioni che ci siamo tra virgolette inventati. Questa è cannucciato, questa che vediamo nell'immagine? Questa che vediamo nell'immagine è cannucciato, che poi è quella che serve, io lo chiamo cannucciato poi per carità, che è quella che serve poi per fare questo tipo di cosa, quindi la foglia che in natura è piatta, larga e che va ad assottigliarsi, quando viene tagliata poi mano a mano tende ad arrotolarsi, per cui nella parte più bassa, che è un pochino più dura, quella parte lì noi, dopo una serie di lavorazioni naturali, la utilizziamo per appunto come decoro da inserire nelle nostre creazioni. Poi abbiamo anche un altro tipo di lavorazione, l'abbiamo lavorata a foglia larga, adesso avrei qualcosa ma diventa complicato tirarlo fuori, anche perché vi posso far vedere tutto oggi. Esatto. Un po' dobbiamo scoprire anche noi. Diciamo, abbiamo la lavorazione a foglia aperta, quindi è questa foglia, abbiamo fatto anche, io dico delle fedine, in realtà sono delle fasce, però sono molto belle, a me piacciono particolarmente, che sono molto semplici, molto più sfruttabili tra virgolette, però è, come devo dire, la volontà di portare un pezzo di territorio, un pezzo di ambiente, un pezzo di storia, ma se vogliamo anche un pezzo di emozioni sempre con sé, con questo tipo di lavorazione. E appunto la lavorazione artigianale, la territorialità e anche il fatto di utilizzare prodotti locali. Quanto sono importanti tutti questi punti per rendere un'azienda sostenibile, per ridurre l'impatto ambientale, specialmente nel campo della moda, nel campo degli accessori? Sappiamo anche tra l'altro che il campo della moda, si parla un po' più di abiti in questo caso, però è uno dei settori che più inquina, tra l'altro. Questi elementi quindi come vanno diciamo seguiti e ordinati in un percorso per un'azienda verso la sostenibilità? Sì, noi chiaramente anche solo per la connotazione artigianale abbiamo e per il tipo di uso che facciamo di questa materia abbiamo un uso sostenibile, perché l'erba è un'erba spontanea, si trova in abbondanza, però noi per ogni oggetto ne utilizziamo una piccola quantità, poi facciamo la raccolta nei periodi in cui va fatta, cioè cerchiamo di avere un rispetto dell'ambiente e anche un rispetto di questa, che per noi a questo punto è una risorsa, proprio perché ci debba essere un uso consapevole, quindi senza stressare il territorio, senza stressare l'ambiente, senza snaturalizzarlo, anzi appunto anche con la campagna stessa è un modo per proteggere questo ambiente, perché comunque è importante salvaguardarlo. Le lavorazioni che facciamo sono comunque nella maggior parte dei casi lavorazioni manuali, quindi non hanno un grandissimo impatto ambientale. Le lavorazioni chiaramente
quelle dei metalli piuttosto che della stampa della seta, non le facciamo qui nel territorio perché non abbiamo le conoscenze, le competenze adatte, le facciamo fuori, però ciò non toglie che vengono comunque seguite con attenzione, sempre con il discorso che tutto deve essere nickel free, le quantità sono comunque contingentate, quindi cerchiamo di fare una lavorazione che sia sostenibile a 360 gradi. Con i foulard, chiaramente non potendo utilizzare la materia del territorio, utilizziamo l'ispirazione creativa, quindi, come ho detto prima, appunto questa prima collezione dedicata alle farfalle, che comunque insomma ce ne sono tante, sono belle, la prossima collezione la dedicheremo anche all'ambiente marino, perché noi qui abbiamo questa fortuna di avere i monti affacciati al mare, quindi abbiamo in un micro territorio, se così possiamo dire, abbiamo una varietà incredibile di natura, sia dal punto di vista di vegetazione sia dal punto di vista animale, sia sopra l'acqua che sotto l'acqua. Quindi adesso stiamo studiando e lavorando anche per esaltare l'aspetto più marino, diciamo così, nelle future collezioni. Quindi ho anche un'anteprima. Un'anteprima per noi. E la biodiversità del nostro territorio, il territorio italiano, ma anche in questo caso del territorio laziale, è vastissima e va tutelata. Tante azioni anche il Ministero dell'Ambiente sta cercando anche di mettere in campo proprio per la tutela di questa biodiversità marina e non solo. E prima di chiudere e di salutarti, volevo un attimo ricordare nuovamente la campagna che hai lanciato insieme al WWF Litorali Laziali, ma volevo anche appunto chiederti, siamo ancora, anche se in forma diversa, in emergenza sanitaria a causa del Covid-19, quindi un'emergenza ancora non risolta, ma se ne è parlato anche tanto. Quanto è importante adesso proprio ripartire dal territorio, soprattutto visto che l'abbiamo menzionato, anche dai parchi? È fondamentale, non a caso proprio la regione in questo periodo ha fatto una bella campagna che si chiama Vivi Parchi, perché chiaramente in un discorso di emergenza viaggiare ognuno di noi avrebbe voglia di farlo, perché è naturale, poi siamo stati tanti mesi chiusi, quindi naturalmente si avrebbe voglia di uscire. Abbiamo la fortuna che comunque in Italia in generale, ovunque noi ci giriamo intorno, abbiamo un territorio molto molto interessante. Intorno a noi, come ho detto, abbiamo ben due parchi e che sono complementari e diversi, prossimi, per cui si possono visitare tranquillamente sia l'uno che l'altro. Entrambi, come molti parchi appunto del Lazio, sicuramente stanno facendo un'ottima campagna di una serie di iniziative contingentate all'aperto, seguendo tutte quelle che sono le normative, ma sicuramente data la bella stagione, un'esperienza all'aria aperta fa sempre bene, è anche un modo per conoscere un territorio che c'è più prossimo, perché spesso quando si parla di vacanza magari naturalmente si è portati ad andare in un posto lontano per vedere una cosa nuova e poi magari non sappiamo che sotto casa abbiamo delle cose bellissime. Oltretutto il nostro territorio in particolare, io ormai praticamente mi autodefinisco una proloco aurunca, però è vero, perché nel nostro territorio in particolare, siccome noi eravamo giusto appunto sull'Appia, sulla via Francigena, cioè sulla direttrice addirittura europea del Grand Tour europeo per andare da Roma a Napoli, quindi noi qui, come ti giri, abbiamo dei reperti archeologici, dei piccoli musei che sono dei gioielli. Invito a vedere il museo di Sperlonga con la grotta di Tiberio, che è spettacolare, veramente spettacolare, ce l'abbiamo qui. Invito a vedere al vivaio del parco Aitri, dei parchi dei Monti Aurunci, che hanno invece la falegnameria e hanno anche una sezione dedicata a quelle che erano le antiche macchine per la lavorazione del sughero, perché prima c'erano qui, anche ci sono ancora delle sugherete, ma c'era una lavorazione del sughero importante. Insomma, veramente c'è tanto 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 da vedere, e se proprio non volete vedere niente, basta che vi fate una piccola passeggiata su un qualunque sentiero e vi godete un panorama che è davvero non si può raccontare, ecco. Noi cerchiamo di raccontarlo nelle nostre creazioni, cerchiamo di trasmetterlo, però alcune esperienze vanno proprio vissute, ecco.
Per chi non le può vivere così, noi, diciamo, i nostri foulard e i nostri gioielli vi accompagnano in questa esperienza. In questo viaggio, insomma, nel virtuale, territorio, in questo viaggio virtuale. Infatti, anche quello che l'idea appunto è quella di quest'estate di viaggiare in maniera lenta, viaggiare in maniera sostenibile, viaggiare nei territori vicini e quindi avere anche l'opportunità di riscoprire anche appunto nel Lazio tanti posti, ne hai menzionati tantissimi, tanti parchi, per appunto riqualificarlo, insomma, per darci un po' un'occhiata in giro. Questa emergenza, un aspetto positivo potrebbe essere anche questo, quello di renderci conto di ciò che abbiamo intorno, di come trattarlo soprattutto, perché è anche un punto da cui poi partono anche tutte le problematiche che ci possono essere state e che ci saranno in futuro. Quindi ripartire da qui, viaggiare in maniera lenta, farlo in maniera sostenibile e soprattutto anche dare un contributo, per chiudere questa nostra chiacchierata, per questa bellissima iniziativa di crowdfunding Amo la mia terra, che ricordiamo appunto è stata lanciata da Lisa in collaborazione con il WWF Litorale Laziale, e noi ci auguriamo appunto che questa chiacchierata possa aver dato, ispirato un po' di curiosità, non soltanto appunto per la campagna, non soltanto per i tuoi prodotti, ma anche proprio appunto per riscoprire e ripartire dal nostro territorio. Ti ringraziamo tantissimo per essere stata qui con noi, e ci teniamo in contatto, ci fai sapere anche come va questa campagna e anche appunto tutti i nuovi accessori con questa bellissima lavorazione artigianale di cui ci hai raccontato, appunto, che ci saranno anche nei prossimi mesi. Grazie ancora Lisa per essere stata qui con noi e alla prossima. Grazie, grazie di nuovo a tutti voi, saluto veramente con grande affetto tutti quanti e vi lascio il mio saluto, che è belle emozioni a tutti. Grazie ancora, ciao Lisa, ciao.